Si arrabbia Politano perché Ferrieri Caputi fa spostare il pallone più vicino al dischetto. Certamente questo non aiuta il calciatore. In corsa arcuata, sinistro, sotto la traversa. Eh sì, poi lui che aveva sbagliato ultimamente, no? Un calcio di rigore, Genova, sai, andarci dopo che l'hai sbagliato, ti assicuro che psicologicamente, vedi anche la reazione, no? Emotiva anche di Politano, ci sta. Vasquez di fronte a Meret, sinistro anche per lui, spiazza il portiere. È tirato bene anche questo. Su Napoli proprio un diluvio universale, eh? Qui devi stare anche attenti a non scivolare quando calcio di rigore, perché la pioggia è incessante, quindi c'è anche questo problema, tenere un equilibrio. Simeone destro con grande sicurezza. Onore ai protagonisti, sottolineata la resistenza della Cremonese, onore al pubblico che si è presentato consapevole che le previsioni erano tutt'altro che favorevoli e ha sostenuto sempre la squadra. Buon aiuto. Anche lui con grande scioltezza, 2-2. Credo che per i portieri il campo pesante e scivoloso non faciliti il parare i calci di rigore, perché non puoi spingere bene sulle gambe quando c'è un terreno pesante e scivoloso. Quindi tutte situazioni in cui non favorisce per me i portieri quando c'è il tempo così. Piotr Zielinski. Piazza carne secchi. Finora rigori perfetti. Hanno tirato tutto lì, eh? Più si va avanti, più ci sono pressioni, eh? Quando parte diritto, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, si sposta. Questa volta aveva intuito Meret, ma forse proprio per quanto dicevi, certo. Andrea, non è riuscito a spingere abbastanza. È certo. Per il campo che magari bagnato. Nel momento che parti da una parte non hai il piede, la gamba, la presa, capisci? Quindi Lobotka, quarto rigore per il Napoli. Fuori! Aveva spiazzato carne secchi. Ma ha calciato clamorosamente fuori Lobotka, che non è un rigorista, non aveva mai avuto questo ruolo nelle sue squadre in passato. Qui si è preso la responsabilità e a questo punto la Cremonese ha la possibilità di passare in vantaggio con Valeri. Perforato Meret con un gran sinistro, Valeri, di potenza più che di precisione, esulta con carne secchi. Vediamo se Meret ha toccato appena appena, sì. Sì. E ora il Napoli deve calciare per rimanere in partita con Osimhen. È calato il silenzio sul Maradona. Osimhen spiazza carne secchi e tiene accese le speranze del Napoli. E San Paolo si fa sentire per l'ultimo rigore.
Felix. Batterà lui dopo il gol del 2-2. Ha spiazzato Meret. Felix porta la Cremonese incredibilmente ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Maradona gelato in lacrime alcuni tifosi, alcune tifose, per questa sconfitta totalmente imprevedibile. Decisivo l'errore di Lobotka, consolato dai suoi compagni.